Ciao a tutti, oggi parliamo di talento e allenamento, ovvero quale di questi due variabili determina principalmente la performance in età adulta. La domanda sbagliata che ci poniamo spesso è se è possibile identificare precocemente il talento, perché la risposta è no. E questo emerge dalla bibliografia internazionale, quindi studi, ricerche e anche dalle evidenze. Quindi, se non è possibile identificare precocemente il talento, la domanda più corretta è quali sono le condizioni che permettono al giovane di realizzare il suo potenziale, qualsiasi esso sia. E questa è una domanda molto più interessante, alla quale cercheremo di dare delle risposte in questo video. Un video rivolto a familiari sportivi, perché l'ambiente nel quale uno cresce, le condizioni che permettono al giovane di realizzarsi, dipende anche dalla vita familiare. È rivolto ovviamente a tecnici e dirigenti sia dell'attività di base che di federazioni e club professionistici. Vediamo prima da cosa dipende l'espressione del proprio potenziale. Da due fattori: il corredo genetico, cioè le doti innate, guardiamo un attimo la parte di sinistra, e l'ambiente, non inteso come ambiente geografico, ma tutto quello che ruota intorno all'attività del giovane, quindi l'allenamento, ovviamente nella propria società sportiva, ma anche l'attività fisica spontanea, lo stile di vita e gli aspetti psicosociali. Qui ci sono tre immagini, spero si vedano, e viene raffigurato sia l'attività che un giovane fa nella propria società sportiva, oppure insieme ai propri familiari, la figura in mezzo, oppure a sinistra, l'attività fisica spontanea che fa con i propri compagni. Di queste due variabili fondamentali, cioè il corredo genetico e l'ambiente, abbiamo detto prima che attualmente non è possibile individuare precocemente chi è in grado di diventare atleta d'élite, perché nessuno studio, diciamo, lo individua precocemente. E sappiamo però invece, lo vedremo ben meglio in questo video, quali sono le caratteristiche dell'ambiente, ripeto, non l'ambiente geografico, ma tutto quello che ruota intorno alla vita del giovane, quindi allenamento, attività fisica spontanea, stile di vita, aspetti psicosociali, che favoriscono la realizzazione del proprio potenziale. Sappiamo, su questo si sa molto di più. Parto prima però dal modello sportivo norvegese, che credo che sia quello che attualmente incarna meglio i concetti di ambiente, di come l'ambiente ideale per crescere un giovane dal punto di vista sportivo e non solo. La caratteristica principale che mi ha colpito di questo modello è che non c'è vietata la pubblicazione dei risultati fino ai 12 anni, fino all'età di 12 anni, neanche sui social. Se una società sportiva pubblica anche sui social un risultato di una competizione di atleti di età inferiore a questa, gli si toglie il contributo statale. Quindi è chiaro che nel modello sportivo norvegese non c'è agonismo precoce. Gli obiettivi, infatti, fino a questa fascia d'età sono quelli di divertirsi, migliorarsi, giocare con i propri amici e la crescita non solo sportiva. Questo fa in modo che, non solo, vediamo un attimo la parte in basso a sinistra, i programmi sportivi sono più multilaterali rispetto che da altre parti, in altre nazioni, quindi si può fare un programma sportivo multilaterale perché non c'è agonismo precoce, e c'è un grande confronto tra tecnici anche tra società diverse. Quali sono i risultati del modello sportivo norvegese? Ricordo che la Norvegia ha la metà della popolazione della Lombardia, circa 10 milioni e la Norvegia meno di 5. Allora, chi segue sport invernali sa che ha vinto il medagliere nelle Olimpiadi di Pechino del 2022, le Olimpiadi invernali, sa che ci sono talenti come Johannes Bo, Marcus Rieber, Kleebo, che nello sport invernali stanno raggiungendo i vertici di tutti i record di vincite in questo periodo storico. Ma non solo nello sport invernale, uno potrebbe dire sì, la Norvegia è sport invernale, è giustamente un paese nordico, però non ha anche dei competitor all'interno del proprio di sport invernali, Svezia, Finlandia e tutti i paesi alpini. Ma la Norvegia ha fatto venire fuori talenti anche in altre discipline, pensiamo al calcio, guardiamo qui in basso Holland, ma anche in atletica leggera. Ingebrigtsen ha vinto, non mi ricordo se 5.000 o 1.500, credo di 1.500, alle Olimpiadi di Tokyo, battendo tutti gli atleti africani, ed attualmente è uno degli atleti che nei meeting più importanti corre a livello degli atleti africani. Warholm, che ha fatto nei 400 ostacoli, non solo ha vinto le Olimpiadi, ma ha fatto anche il record del mondo. Non è un caso che ciò avvenga.
diciamo, l'elemento comune tra tutti questi atleti norvegesi è la crescita giovanile. E questo credo che debba far ben riflettere anche quelli delle altre nazioni. Qui vediamo un po' la prova di quello che è di una ricerca del 2011, un po' la prova dell'efficacia del modello sportivo norvegese. Qui in giallo vedete le ore annuali di attività specifica, quindi di attività della disciplina, non attività sportiva generica, di attività della disciplina, di atleti che poi hanno raggiunto l'elite mondiale. Mentre in grigio, quelli di atleti che erano additati come potenziali talenti, ma non hanno raggiunto gli stessi obiettivi. Fino ai 15 anni, potete vedere fino a livello giovanile, l'attività sportiva specifica, quindi chiamiamolo agonismo precoce, degli atleti che poi ne hanno raggiunto l'elite mondiale è stata molto inferiore. Fino a 12 anni addirittura la metà, o anche meno. Cosa vuol dire? Che iniziare in maniera eccessivamente precoce l'attività specifica, parliamo di agonismo precoce, non porta poi, vedete in grigio, i potenziali risultati in età adulta. Quindi questo credo debba far molto riflettere. Qui vediamo una sintesi un po' più dettagliata del concetto espresso prima, cioè la differenza tra specializzazione precoce, cioè quello che avviene agli atleti in grigio, cioè in maniera molto banale, e invece una specializzazione tardiva, cioè quella degli atleti in giallo, che poi hanno raggiunto l'elite mondiale. Vedete, la specializzazione c'è, ovviamente, oltre 21 anni fanno gli atleti d'elite un'attività specifica maggiore rispetto a quelli che non hanno raggiunto l'elite, però a livello giovanile è l'inverso. Specializzazione, quali sono i problemi della specializzazione precoce? È una probabile riduzione dell'espressione del proprio talento, del proprio potenziale, lo vediamo qua. Ovviamente questo è uno studio che riassume altre ricerche, però questo è indice di una probabile riduzione, non una certa, ma una probabile riduzione dell'espressione del proprio potenziale. Maggior stress, ovviamente, prima inizio con l'agonismo precoce, prima vado incontro a un livello di stress che poi può compromettere tutti altri fattori. Incremento di rischio di infortuni in età giovanile e adulta, questo è stato visto da più ricerche, cioè come chi fa più sport, attività multilaterale da giovane, sia da giovane che quando sarà adulto, avrà un minor rischio di infortuni. Quali sono quindi i pregi di una specializzazione tardiva, cioè di un approccio ludico multilaterale in età precoce? Ottimizzazione dell'espressione del proprio potenziale, abbiamo visto qua. Maggior motivazione anche in tarda gioventù, perché se io inizio in maniera troppo precoce l'agonismo, cosa succede? Che arriverò poi a una fascia d'età. Io parlo per il calcio che lo conosco un po' meglio, come può essere la categoria dei giovanissimi o degli allievi, che lo stress della scuola incomincia a essere superiore, incominciano a subentrare anche altri interessi. Se io ho giocato tanto, da giovane ho già dato tanto, tra virgolette, poi probabilmente mi interesserò anche a qualcos'altro, non solo allo sport. Ci sta, però magari così non avrò più le motivazioni che invece ha chi magari ha avuto un'attività sportiva più multilaterale e quindi ha ancora tante motivazioni per emergere nella disciplina che preferisce. C'è quindi anche un minore abbandono della pratica sportiva, questo è evidente, dove c'è più motivazione c'è un minore abbandono, ma anche in età giovanile, perché se io non mi baso sulle vittorie, ma sul divertimento e sul miglioramento, è difficile che uno abbandoni precocemente lo sport. Se invece mi do all'agonismo precoce, se io seguo come società l'agonismo precoce, è evidente che ci sarà un abbandono più precoce dell'attività, perché molti saranno messi da parte. E meno infortuni in età giovanile e adulta, l'abbiamo visto prima. Adesso andiamo a vedere, abbiamo visto che questo video è rivolto a familiari, tecnici delle attività di base, anche di federazioni e club professionisti. Andiamo a vedere qualche piccolo consiglio che mi permetto io, in base alla mia esperienza e in base ai miei studi, di dare a questi tre livelli. Partiamo dal ruolo genitoriale nell'espressione del talento. Credo che l'aspetto educativo sia la prima cosa. Aspetto educativo non solo nell'ambito sport, ma a 360 gradi. Il rispetto degli altri, il rispetto della persona, del leader, della squadra, dell'istruttore, dell'allenatore, quello che è. Credo
credo che sia l'aspetto fondamentale dei compagni, degli avversari. Chiaramente parte della famiglia, ma anche a livello della società sportiva il rispetto dell'avversario è diciamo anche influenzato anche dallo stile dell'allenatore, dei tecnici o degli istruttori. Un equilibrato interesse per la pratica sportiva del figlio, cioè non essere invadenti nella pratica sportiva del figlio, non giudicare allenatori, allenatore, compagni. Chiaramente se c'è qualcosa che non va è giusto che il direttore intervenga, parlandone anche con l'istruttore, se c'è qualcosa che non va dal punto di vista comportamentale, motivazionale, ma tutto quello che riguarda l'aspetto tecnico. Credo che non debba, tra virgolette, mio parere, commentarlo davanti al figlio, perché rischia solo poi di compromettere il rapporto tra atleta e istruttore e quindi non permettere, diciamo, al giovane di essere adeguatamente motivato. Trasmettere adeguati stili di vita, sappiamo tutti che l'alimentazione e il sonno oggi sono aspetti fondamentali per crescere bene, non solo crescere bene, ma anche per diciamo, la performance sportiva, ma anche per il divertimento. Se io vado ad allenamento stanco perché ho dormito poco o perché ho mangiato male, non mi diverto o mi stanco subito. Quindi gli stili di vita sono importanti anche per divertimento. Praticare attività sportive insieme, quello sì, più pa fa parte dello stile di vita. Se il giovane pratica attività con i genitori, che non debbono essere per forza l'attività sportiva della società, può essere anche camminate, escursioni, giri in bicicletta, nuotate, qualsiasi altra attività sportiva che si può fare tranquillamente in famiglia, si porterà dietro uno stile di vita e una passione che poi manterrà per tutta la vita e potrà sicuramente aiutarlo anche nei momenti più difficili. Società sportive ed attività di base, credo che siano due punti fondamentali. Uno, avere tecnici e istruttori preparati. Qui è importante l'aspetto formativo dei tecnici e degli istruttori. Più sono preparati non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista comportamentale, educativo, e più una società potrà lavorare bene nel lungo termine. L'effetto Pigmalione, ho riassunto l'effetto Pigmalione, in descrizione trovate un articolo, link di un articolo dove spiega tutto bene questa parte, c'è un video molto bello che spiega cos'è l'effetto Pigmalione, che cos'è in sostanza, il non avere pregiudizi, avere fiducia nelle loro qualità, qualsiasi esse siano, essere empatici, cioè mettersi nei loro panni e saper comunicare. Questa è una piccola frase che racchiude tantissime cose. Mi fermo un attimo sul non avere pregiudizi, sappiamo che non è impossibile. Vediamo qua, è impossibile individuare precocemente chi è in grado di diventare atleta d'elite, quindi è inutile avere pregiudizi, non solo nei confronti di un giocatore, scusate, di uno sportivo, non solo. Questo porta anche, si riflette anche molto sulla loro autostima. Se il ragazzo percepisce che il tecnico non ha fiducia in lui, anche lui perde la propria fiducia in se stesso per l'attività sportiva, quindi questo è fondamentale. Sono tutti elementi, anche come avere fiducia nella loro qualità, essere empatici, mettersi nei loro panni, per comunicare che fanno di un buon istruttore un ottimo istruttore. Per quanto riguarda invece le federazioni e club professionistici, mi rifaccio un attimo all'esempio della Premier League. Cosa ha fatto nella Premier League? Nel 2014 ha investito 10 milioni di sterline sull'educazione fisica scolastica, non sul far calcio a scuola, ma sull'educazione fisica scolastica. Attualmente il programma poi si è evoluto, adesso si chiama Primary Stars e abbraccia non solo la parte dello sport, ma tanti anche ambiti della crescita del giovane, anche l'ecologia e tanti altri aspetti. Chiaro che la Premier League non fa questo per beneficenza, è consapevole che è nel loro interesse, cioè della Premier League, che i giovani seguono il percorso migliore per realizzare il proprio potenziale e crescono nell'ambiente più adeguato. Se la Premier League fa questo, ovviamente vuol dire che c'è la certezza che un ambiente, che l'ambiente nel quale cresce un bambino, un giovane, è fondamentale per la realizzazione del proprio potenziale. Quindi il club professionistici e anche le federazioni dovrebbero essere dei facilitatori della crescita dell'individuo e dello sportivo più che della selezione del talento, perché abbiamo visto prima che
è difficile individuare precocemente un talento. Qui vediamo il riassunto di quello che abbiamo appena visto. Ripeto, queste slide poi le trovate sempre in descrizione, nell'articolo con link in descrizione. Qui mi fermo un attimo, questo l'ho fatto io, quindi in base alla mia esperienza. E vedere la stessa cosa però da un altro punto di vista. Partiamo dall'apprendimento. Cos'è l'apprendimento? Il miglioramento. L'apprendimento è quello che determina il miglioramento da tutti i punti di vista. Da cosa dipende? Vediamo un attimo la parte in alto. Ovvio, dalla metodologia di allenamento. Ho scritto specificità perché ovviamente oltre a una certa età, chiaramente la specificità è fondamentale. Quindi la metodologia di allenamento determina l'apprendimento, ma non è solo questo, è anche il clima, non inteso come clima geografico, ma proprio il clima emotivo che si affronta in allenamento. Ormai gli studi di ricerca ci dimostrano come alcuni neurotrasmettitori come le catecolamine, cioè l'adrenalina o l'adrenalina, che testimoniano un'intensità elevata, tra virgolette, dell'allenamento, portano un miglior apprendimento. Faccio un esempio del calcio: se io faccio un 11 contro 0 è difficile che apprendano qualcosa. 11 contro 0, spiego cos'è, è il creare un'azione, una situazione di gioco senza avversari. Perché senza avversari non c'è tutta quella specificità, quell'intensità che determina poi l'apprendimento. Ma non solo, è stato visto anche la dopamina, migliora l'apprendimento. La dopamina viene secreta in particolar modo quando l'atleta si diverte o quando è particolarmente motivato. Al contrario, invece in presenza di cortisolo, che è l'ormone dello stress, l'apprendimento è più difficile. Quindi anche le onde cerebrali, in presenza di determinate onde cerebrali, caratterizzate da un determinato clima, sempre clima emotivo intendo, facilitano l'apprendimento o in alcuni casi lo rendono più difficile. Quindi non è solo cosa fanno ad allenamento gli atleti, ma anche il clima nel quale si allenano, e questo è fondamentale. Però, secondo il mio parere, alla base di tutto questo sono le fondamenta. Che ovviamente si fanno in età evolutiva. La coordinazione credo che sia fondamentale. Chi allena a livello giovanile, a volte può capitare che arriva un giocatore giovane nuovo, un bambino nuovo, molto coordinato, in 2 o 3 allenamenti diventa già migliore di magari bambini che sono lì da un anno o da 2 anni. La coordinazione è fondamentale. Com'è che si allena? Con un aspetto multilaterale, ludico multilaterale, che poi rappresenta poi la base della specializzazione tardiva. Scusate, l'atletismo. Atletismo ovviamente a 360 gradi, anche in questo caso, a pari della coordinazione, è fondamentale per l'apprendimento. Se io faccio fare solo lavoro specifico, se io alleno il calcio, sono attore di calcio, e faccio fare solo calcio e basta, e non lavoro su coordinazione atletismo, non creerò mai quei presupposti di base affinché il calciatore possa diventare e realizzare tutto il suo potenziale. Ultima cosa importante, io ho scritto intelligenza psicosociale, forse era più giusto scrivere intelligenza emotiva, cioè tutta quella parte relativa all'educazione familiare, non solo, che poi sottende anche il clima nel quale viene fatto, non l'ho messo a caso, proprio sottoclima. Se io riesco a riconoscere, diciamo, le mie emozioni, se riesco a riconoscere quelle degli altri, quindi se riesco a mettermi nei panni degli altri, se riesco ad avere un comportamento di un certo tipo e un atteggiamento che risente ovviamente di un'educazione corretta, sicuramente riuscirò a sopportare meglio i momenti difficili e diventare sempre ed essere sempre motivato per allenarmi e per divertirmi. Quindi da questa breve slide vedete come l'apprendimento che determina il miglioramento non dipende solo dall'allenamento, ma anche da tante altre cose, sia contemporanee all'allenamento, come può essere il clima, sia alla base che viene strutturata prevalentemente a livello giovanile. In questo modo l'atleta riuscirà diciamo, aumenteremo le probabilità che un giovane in età adulta realizzi il proprio potenziale, qualsiasi esso sia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ripeto, trovate in descrizione link con l'articolo all'originale, ci sono anche 2 video molto interessanti se volete vedere.
e spero soprattutto che sia stato utile per chi l'ha visto. Se volete scrivere nei commenti il vostro punto di vista, la vostra esperienza, scrivete pure nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettetevi piace, e se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!